Eccoci qua, carissimi amici telespettatori, nuova puntata del Salotto di Francesco. Sapete esattamente che è mercoledì e ne ho prova. Per esempio, ieri ero a mangiare qualcosa con degli amici e ne ho prova, stavo dicendo, non ultimo, insomma, ma quattro infermiere che si sono complimentate anche con lo chef, il nostro Falco. Evidentemente ci seguite della prova provata che poi siete presentissimi su Facebook nel gruppo Il Salotto di Francesco, siete presenti anche attraverso il nostro numero WhatsApp. E, insomma, la soddisfazione più grande facendo questo mestiere è che quando la gente ci segue non per megalomania, ma per intrattenimento, per informazione e poi, come ho scritto anche su Facebook, per il messaggio finale che noi vogliamo lanciare, metaforicamente parlando. Allora, restate qua perché questa volta abbiamo preparato, visto il periodo, delle cose molto interessanti. Quindi voi massaie. C'è per esempio la signora Lucia che ci segue sempre e tantissime altre donne, ma molti maschi stanno a cucinare. Io qualcosa ho imparato qua. In realtà non amo molto cucinare, però tante belle cose sono state apprese anche da me qua negli studi televisivi del Salotto di Francesco. Dove voglio arrivare? Quindi voglio arrivare ai piatti, voglio arrivare, ci sarà un bel primo a base di salmone. Terra e Gusti, il nostro sponsor, poi sicuramente non potranno mancare i nostri dolci tipici del territorio, come per esempio le cartellate, e poi un altro dolce particolare a base di marachella, la crema al cacao spalmabile, molto buona. Restate qua, sigla. One, two, three, four. Benvenuti a questa nuova puntata del Salotto di Francesco. Andiamo come sempre avanti con i nostri contatti 320 86 70 591, il nostro contatto WhatsApp, il nostro strumento di comunicazione è anche Facebook, al gruppo Il Salotto di Francesco con le foto, i protagonisti, gli argomenti e sicuramente potete anche intervenire nel salotto di Francesco chiocciolalibero.it, quindi contatto mail. Andiamo subito dagli ospiti perché voi lo so che mercoledì aspettate, insomma, dice che devo preparare in questi giorni, che cosa devo fare questa sera. Allora, noi siamo là pronti per darvi un input. E allora partiamo subito dagli ospiti, come vi dicevo, Antonio Cassinese, benvenuto caro Ciao, Antonio. ciao Francesco. Benvenuta anche cara Valentina Festa, Ciao a te. rispettivamente Antonio è sound designer, e loro due sono i protagonisti, nel senso protagonisti che sono dietro le quinte, che preparano i bei spot per l'azienda Terre Gusti, e videomaker Valentina, giusto? Sì. Il nostro Vincenzo Campitelli, come va? Benissimo, Della grazie Progen. Francesco. Grazie, tutto bene, grazie. Un saluto a tutti i telespettatori e gli amici che ci Bene. seguono. Cosa farai questi giorni di festa con la famiglia, Con la presumo? famiglia, sì, sicuramente Natale, con gli amici a Capodanno. Nel Lasci il frattempo territorio o ti tieni in no, zona? rimaniamo in zona, ci sono degli impegni anche lavorativi, quindi poi ti racconterò durante la Un po' di puntata, quindi cose. rimaniamo qui sul territorio. Vero. Lo chef Falco. Falco, come stai? Bene, bentrovati, salve a tutti, siamo pronti anche oggi, un'altra puntata, parleremo di cibo anche oggi, faremo vedere un po' di piatti, idea per le feste. Tu ti tieni nel territorio o vai fuori? Ci mettiamo un attimo, ah, Sì. per le patate no, sicuramente rimarrò qui Oh, mi in hai guardato casa. come se volessi, praticamente con gli occhi volevi stare da un'altra parte. Anche con la mente, Anche con la mente, sì. però fisicamente devo stare qua per vari impegni. E Carmela e Marco dove andranno? Buonasera, Tu dove vai? Buon buon pomeriggio. pomeriggio. Io sarò in vacanza a Napoli dai miei parenti. Guarda, mi sa che vai Quindi. meglio tu di tutti quanti, perché Sì, Napoli è una città fenomenale, sì, bellissima, soprattutto nel confermo. periodo di Natale, Capodanno, stupenda. Qual è la via principale di Napoli?
Io sono solito, per chi non lo sapesse, interrogare Carmela. Carmela solitamente o non risponde o tergiversa oppure si fa aiutare da qualcuno. No, allora, Via Toledo, oh, sì. Ce l'accettiamo, lo accendiamo, la possiamo accendere. Via Toledo ci basta com'è, una delle vie più belle della, e comunque più conosciute, popolari della città di Napoli. Marco non andrà a Napoli, ma dove andrà? Ma a Foggia lavorerò, però qualche giorno di pausa ce lo prendiamo, anche perché è il periodo del mio compleanno, finalmente faccio 18 anni, si può dire. Oh, e quindi quando? Il 28 dicembre. Sei vicino, stai attento che una volta che diventi maggiorenne ne rispondi completamente. Tutti aspettano il momento della maggiore età, ma sono più poi gli screzi che i pregi, insomma, alla fine. Stiamo scherzando, dipende da come si prende la traiettoria della vita. E quindi chi si la fa piacere vive sicuramente meglio. Chi invece vuole vivere con difficoltà, vivesse con difficoltà, però vivesse tra virgolette, perché poi non vive. Allora, io andiamo subito, perché in questa prima parte cominceremo a preparare dei tagliolini al salmone con crema tartufata, verdurine di stagione che Falco al solito mettere sempre nei piatti. Cosa mi può dire? Qualcosa come verrà per esempio la cottura? Non so, sempre senza acqua o con l'acqua? No, questa volta facciamo in acqua, però come abbiamo fatto vedere anche l'altra volta, è possibile anche realizzare questo piatto senza la cottura diretta in acqua, quindi no, lo possiamo fare direttamente in padella come abbiamo fatto l'altra volta, ma questa volta invece lo facciamo in acqua, proprio perché per le verdurine dobbiamo alleggerire un pochettino la salsina di condimento, che poi verrà compensata dalla crema tartufata, quindi un piatto un po' particolare oggi. Quindi in tema di festa facciamo un piatto festaiolo e abbiamo scelto appunto questi tagliolini Terra e Gusto che si legano benissimo con il salmone e con questa crema tartufata. Andiamo ad arricchire il nostro piatto con delle verdurine di stagione, proprio per dare un po' di gusto in più e un po' di colore, proprio perché noi ci teniamo anche a presentarli bene questi piatti, quindi il colore non ci manca mai. Quindi croccantezza, gusto e la parte importante del tartufo abbinato al salmone. Vero. Allora, prosegui pure. Io vado. Valentina, voi conoscevate la trasmissione? Sì, sì. Sì? Allora, sapete che comunque noi a un certo punto chiediamo anche i fatti personali. Non è proprio così, insomma. No, volevo dire che volevo appunto capire. Che cosa fa Marco con la marachella? Già il prepari? Ok, però ho capito, però questa parte dei telespettatori vuole anche sapere cosa stai facendo. Tu ti sei messo nascosto dietro alla confezione di Pandoro. Vabbè, la facciamo vedere. Oh, fai vedere un secondo, perché qui molti bambini ci stanno mangiando insieme alle mamme, insieme ai papà. A cucchiaiate. Questo movimento ti ha fatto girare, vero? Assolutamente sì. Sott'occhio io poi noto tutto. Deformazione professionale, c'ho un occhio, potrei diventare o strabico, non dico polifemo, perché ho più occhi trasversali. Andiamo avanti, perché volevo sapere, intanto tra poco vi farò vedere, cari telespettatori, delle cose che sono state fatte qui in televisione, che sono state fatte anche da voi, azienda Progen, nella città di Lucera. Complimenti anche proprio a chi ha organizzato le luminarie. Molti paesi si sono belli addobbati con queste luminarie, con tutte queste suggestività. Quindi vi farò vedere delle immagini, perché ci sono stati circa 60 bambini ospiti la scorsa settimana qui nel Saluto di Francesco, gli stessi 60 bambini sono andati a pranzo dove, non vi voglio anticipare tanto, ci abbiamo un contributo video che sicuramente esprimerà molto attraverso anche la descrizione di Vincenzo. Gli spot, a un certo punto un segreto, come viene realizzato uno spot in generale? Dove puntiamo? Dipende dal messaggio che vogliamo trasmettere. La lavorazione è standard, nel senso che si parla con l'azienda, in questo caso con Angelo, sì. E decidiamo come elaborare lo spot, c'è uno storyboard,
si decidono le scene nel dettaglio, si passa poi alla fase di ripresa. In realtà in fase di ripresa si elaborano più file, anche magari non scritti, perché poi quando fai il montaggio in linea teorica sai che il video potrebbe uscire carino così, però quando fai il montaggio poi fattivamente ti rendi conto che magari quello che avevi pensato non va bene, o addirittura va benissimo, come lo spot del Natale, come è stato ideato e fatto subito, veloce. E che avete avuto molti complimenti, non so se lo sapete. Grazie. Grazie. È piaciuto subito perché dà un messaggio diretto e senza, sai, senza chissà quali artefatte inquadrature, sono quelle che servono per emozionare anche, perché lo spot, oltre che dare il messaggio finale, deve emozionare il pubblico, altrimenti è una cosa ibrida, fredda, che, non ci conviene vedere. Intanto stiamo vedendo, ecco, le immagini di tutta la giornata che questi circa 60 bambini dell'Istituto Pietro Giannoni di Schitella, con i 10 docenti che abbiamo avuto, molti dei quali erano qua presenti in studio. Vabbè, questo è lo spot in realtà. Stiamo vedendo lo spot sobrio, l'aggettivo giusto è sobrio. Quindi che cosa possiamo aggiungere? Che Babbo Natale si è rubato i prodotti. Quindi esiste, diciamo ai bambini. Allora, esiste e ruba i prodotti, Natale però. Esiste. Erano carinissimi quei bambini. Allora, andiamo cortesemente a regia a questo punto, mandiamo il contributo video, dove sono stati qua ospiti 60 bambini che hanno fatto un vario percorso itinerante con l'Istituto Giannone. Questo sono un po' di... un insieme di immagini della puntata scorsa. Vincenzo. Sì, solamente diciamo la partecipazione dei bambini, in realtà è tutta la comunità, quindi tutto il paese, i due paesi che hanno partecipato, perché chiaramente hanno portato poi a casa il loro vissuto, le loro emozioni e la loro giornata, no? Intensa. Sono bambini piccoli, quindi anche i docenti, voglio dire, sono stati tra virgolette coraggiosi, no? Si sono presi una bella responsabilità. Grazie soprattutto per quanto mi riguarda al nostro faro che è Angelo, perché io dico spesso che è da pazzi, no, organizzare e mettere in moto un qualcosa del genere, perché poi con le istituzioni diventa sempre più complesso, soprattutto con la scuola. Invece puntualmente riesce poi a portare a casa l'obiettivo e quindi ci riempie veramente di gioia sia la nostra azienda, ma anche i nostri clienti che ci seguono, i nostri consumatori di conseguenza. Poi qui, quindi, insomma, avete assaggiato un po' tutte le ricette tipiche del territorio, credo. Sì, abbiamo fatto assaggiare le ricette tipiche del territorio. Loro hanno fatto comunque laboratorio, perché precedentemente ci hanno regalato un quadro, quindi un'opera d'arte, che abbiamo nominato la primavera della pasta. E quindi hanno fatto un minimo di ristrutturazione, perché qualche pezzo di pasta si era, nel frattempo durante il trasporto si era rovinato, quindi hanno fatto laboratorio anche di ristrutturazione. Ristrutturazione, sì, sì, dell'opera. Vedo intanto nelle immagini scorre anche, che è bellissimo. Sì, nelle immagini abbiamo visto anche la casa di Babbo Natale, insomma tutto centro storico di Lucera, dove c'è la casa di Babbo Natale, sì, il museo anche, civico. Sì, anche il comune di Lucera e quindi un po' tutta la cittadinanza si è messa a disposizione, quindi abbiamo avuto la disponibilità della casa di Babbo Natale, Babbo Natale stesso e tutto lo staff che è presente nella casa. Invito tutti i telespettatori di venire a Lucera in questo periodo, perché è veramente molto molto graziosa, quindi magico, c'è da fare un bel tour. Effetto, sì, di luci. Assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno fatto anche la visita al museo. Si sono fatti quindi... i selfie alla fine, i bambini davanti all'albero, sì, si sono fatti, sì, le foto come facciamo noi di solito. Falco, Carmela, vabbè, le facciamo anche noi qua, lo faccio io per diffondere quello che riusciamo a realizzare con le varie, sì, aziende. Quest'anno a Lucera c'è l'albero realizzato con le mattonelle ricamate all'uncinetto dalle volontarie di Lucera, quindi anche quella è una bella attrazione molto caratteristica. Diversi spot sono stati girati da voi.
il tuo ruolo, no, di sound designer, quindi sì, sei un tecnico del suono? Sì, diciamo tutta la parte audio dello spot la curo io. Anche la realizzazione delle musiche? Sì, diciamo il lavoro del sound designer si suddivide in una parte più artistica, diciamo così, musicale, se richiesta ovviamente, perché a volte magari ci sono solo dei doppiaggi, dei parlati. Un'altra parte che abbiamo fatto altre volte è invece un vero e proprio lavoro di sonorizzazione, che in gergo si chiama il lavoro del foley, quindi creare i rumori che vengono appunto inseriti, i suoni, gli effetti sonori inseriti in un video. Quindi sei anche musicista? Io sono anche musicista. Cosa suoni, che strumento? Allora, io diciamo... Chitarra, sì. No, pianoforte, ma lo suono solo di lavoro, perché appunto mi serve per comporre, per scrivere, non per... diciamo, non faccio l'artista, non fai, mettiamola le, così. Capito, non fai serate, non fai no. Piano bar, non intrattieni il pubblico. Esatto. In quel senso, insomma, realizzi sì. La musica. Lavoro solo in studio. Sì. E questo per esempio, non degli altri spot, se non sbaglio dei Troccoli, con Mario Falco. Esatto. Alla scuola alberghiera. Sì. Falco, come ti sei trovato durante questa esperienza? Beh, era il primo spot che giravo, è stato emozionante, perché comunque era una situazione diversa da quello, dalla situazione di preparare, di cucinare, quindi con tempi diversi, con movimenti diversi, quindi comunque è stato positivo, è stato piacevole. Tra l'altro quello è un esempio di spot dove c'è tutto da un punto di vista audio, perché abbiamo riprodotto i rumori della cucina in studio, c'è il doppiaggio, c'è la musica, c'è tutto. A che punto siamo con la preparazione del patto? Allora, noi abbiamo già, Carmela mi ha dato una mano, abbiamo già fatto un fondo con... un po' di cipolla tritata, peperoni, sedano, abbiamo fatto rinvenire e scaldare leggermente con un po' d'olio d'oliva, abbiamo aggiunto il nostro salmone, sempre terre e gusti, e alla fine abbiamo aggiunto un pochettino di salsa tartufata. Adesso andiamo 2 minuti di cottura per i nostri tagliolini a tuorlo, quindi andiamo a versare la pasta, in 2 minuti sono pronti. E così possiamo impiattare, vediamo l'impiattamento. L'impiattamento lo facciamo un po' particolare, quindi anche per, come dicevamo prima, per risperchiare un po' i colori, anche per le feste lo possiamo proporre, quindi un piatto per le feste colorato e invoglia anche i bambini. Anche se ci sono le verdure, però proposte in un determinato modo, i bambini insomma a volte riescono anche a gradire alcune preparazioni che di solito non gradiscono. Siete stati presenti in alcuni eventi giorni fa? Sì, con come dicevamo, con l'evento con i bimbi della scuola, siamo stati sia qui in diretta a Telefoggia e anche nella sede di Terre Gusti, ma poi ci siamo divertiti tantissimo. Quindi perché... con i tuoi coetanei, perché a 18 anni non sì, ce sì, l'hai. Sì, eravamo bimbi, tutti minorenni, con i miei amici bimbi, ero a mio agio. E quindi al di là poi del lavoro, della degustazione dei prodotti Terre Gusti, ci siamo divertiti tantissimo, perché poi abbiamo fatto amicizia, abbiamo fatto anche i balli di gruppo, poi insomma non ormai... Non manca. Ecco, poi voi due star della televisione, normale che venendo dalla televisione ci hai ancora più rodate. Abbiamo visto le telecamere di Telefoggia, quindi ancora di più, comunque siamo divertiti tantissimo, abbiamo mangiato molto bene, quindi tutto bene, sono esperienze che Le telecamere che di Telefoggia, ve lo chiedo adesso, ma mi rispondete tra poco, che cosa vi stanno dando, che cosa vi stanno insegnando le telecamere di Telefoggia, la nostra trasmissione? Mi rispondete tra pochi istanti, perché volevo un'anticipazione anche sulle cose che hai davanti. Allora, questo è il panettone di Terre Gusti, panettone sì, all'olio extravergine di oliva. Prepareremo un dessert al cucchiaio, al bicchiere, utilizzeremo il panettone, una crema al cioccolato bianco, la marachella che vedevi poco fa, insomma un bel dolce da proporre a Natale, a Capodanno, insomma in questo periodo natalizio dove Terre Gusti produce questi prodotti, e insomma da assaggiare. Assaggiate il panettone e poi... replicate anche questo dolce, magari, se vi piace. E l'associazione Cuochi di Capilanata e Gargano ha decretato un po' di premi, ha decretato un po' di pergamene, un po' di
elogi alle diverse aziende che si occupano del territorio per lo sviluppo, per anche la realizzazione di eventi come quelli che stiamo discutendo, e qui anche Terregusti con Angelo Pisciotti che hanno ricevuto questo importante riconoscimento, perché se si sta in qualsiasi settore e si ha una sottolineatura significa che le cose le si stanno facendo bene. Chi vuole aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere una cosa sul pandorlato. Non avendo la base burro ma olio non si può definire panettone, quindi noi gli abbiamo dato un nostro nome che è il pandorlato. La confezione la vedete così astucciata da chilo, quindi è un pandorlato da chilo. All'interno dell'astuccio c'è anche una gelatina di melograno e zenzero che si può abbinare, aggiungere al pandorlato stesso. Antonio, mi può parlare della startup a Lucera, lo Spoiler? Innanzitutto, che cos'è lo Spoiler? Allora, Spoiler è appunto un marchio nuovo, un po' una scommessa imprenditoriale che abbiamo fatto io e Valentina alcuni mesi fa, che è sostanzialmente è fondato, insomma, si basa sulla sharing economy, che è un'economia appunto di, diciamo, italianizzando il termine, di condivisione, di collaborazione. Se non erro, partecipano più attività, più imprenditori. Esattamente, l'idea era, lavorando appunto sulla base di Terregusti alla promozione dell'immagine attraverso il video di un'azienda, abbiamo pensato perché non portare questi spot non solo in una televisione o al cinema, ma all'interno delle aziende stesse. Fino ad oggi magari un'azienda, un negozio ha il monitor all'interno dove c'è solo il proprio video, però perché magari un parrucchiere non ha anche il video di Terregusti, mentre da Terregusti c'è il video del parrucchiere. Non sono concorrenti, ma si possono aiutare, possono condividere una comunità di clienti, possono condividere esperienze diverse. Quindi l'abbiamo pensata così, l'abbiamo lanciata, ora a gennaio faremo un piano di upgrade. Quindi avete fatto, diciamo, una prova, un test? Abbiamo fatto un test di pochi mesi con 7 partner. Questa può essere un'idea imprenditoriale, insomma, per anche altri paesi, qualora sì, non fosse... Sì, al momento è solo su Lucera, perché siamo di Lucera e, insomma, siamo partiti. Però voi potete dare, o state dando comunque l'idea ad altri territori, sì, voglio dire, città, alla fine è come chi inventò il car sharing, che ormai lo mette diventato... a disposizione di tutti alla fine, perché una volta che si sa, tutti possono copiare. Esattamente, e quindi è basato sostanzialmente su 4 punti, che sono la creazione di una community di collaboratori, di aziende varie, di vari settori. C'è un vantaggio perché ci sono delle convenzioni tra loro magari, c'è una piattaforma che è Spoiler, quindi questi monitor che vengono installati all'interno delle aziende, e poi abbiamo anche una sede con una piccola web TV dove non abbiamo un palinsesto, abbiamo solo uno spazio dedicato ai nostri partner, che appunto che tramite continua, un gruppo Facebook. No, facciamo solo un appuntamento settimanale in cui a turno ognuno presenta le proprie offerte. Ok. E poi, diciamo, l'ultimo punto è ovviamente la tecnologia, perché sfruttiamo il video e non altre forme pubblicitarie, mai su tutti i canali, quindi sui social, su YouTube, piuttosto che appunto all'interno delle aziende vere e proprie. Il videomake cos'altro fa? Dipende. Può essere anche un consulente psicologico, dipende dal cliente in realtà. Allora devo mandare in psicoanalisi qualcuno dei miei ospiti. Alza la mano Carmela, si propone per la psicoanalisi. No, tu vai a Napoli, quindi se ne parla poi dopo. Io sono a Foggia, dopo gennaio. Va bene. Io sono a Foggia, dico, posso approfittare di questa allora, opportunità. Avete già un utente. Un utente. Adesso ho un paziente, come volete chiamarlo. Il paziente c'è. Poi insomma vedremo quali saranno i risultati finali e quindi il prodotto, a proposito di quello che stiamo facendo, insomma il prodotto finale vedremo com'è. Io tra pochi istanti vado in pubblicità, però mi dovete rispondere alla domanda che vi ho fatto poco fa. Quindi Telefoggia, le telecamere di Telefoggia, l'azienda, la trasmissione, che cosa vi sta dando? Scherzi a parte, cioè senza filtri,
spiegate che cosa può dare un'esperienza del genere. Sì, no, prima di tutto volevo dire che Carmela, mentre vi rispondo alla domanda, rispondetemi alla domanda che vi ha fatto, dice, che domanda mi ha fatto? Cioè, io non sapevo come rispondere, comunque l'ha ripetuta Carmela proprio per via di questo. Riepiloga. Comunque, ti ha chiesto che emozioni ti stanno dando delle foggia al di là del contesto. E sono tre volte. La terza volta. E questa è la terza, vediamo se ce la facciamo. Sono tre, andiamo. Insomma, per quanto mi riguarda è un'esperienza comunque formativa al di là insomma del settore, è comunque un'esperienza che ti forma la dialettica, la presentazione, a un po' anche i rapporti, alla conoscenza di vari, abbiamo avuto qua diversi ospiti anche di grande importanza, quindi ti permette anche di rapportarti con diverse figure professionali. Mi volevano spegnere. No, continuo? Continuo. Quindi con diverse figure professionali. Lo spengo io al massimo. E poi. Cioè, guarda. E poi tanta esperienza. Regia, cortesemente, ho già detto abbastanza. Spegni il microfono. Andiamo avanti. Ma hanno mandato il countdown. Ok, no, stiamo scherzando, siete simpaticissimi. Carmela invece? Parlo anch'io per te? Carmela si emoziona, però è profonda, sì. Ha sempre delle cose. Diciamo che io, anche se è passato quasi un anno, perché a gennaio facciamo un anno, quindi... Di relazione con te al salotto di Francesco. 27 gennaio, prima puntata, cioè, vedi, che memoria che ti ho. Ricordi anche la data? Sì, perché ho pubblicato il giorno su Instagram la foto, quindi... Mi aiuta, vabbè, a parte gli scherzi è un modo per aprirti, quindi io almeno da quando sono qua con voi riesco a mettere insieme due parole almeno, prima ero più chiusa. È vero, Carmela è diventata anche un po' più spigliata, è vero, professore? Troppo, va bene. Allora, ritorniamo tra 80 secondi, andiamo per 80 secondi di pubblicità, restate con noi perché dobbiamo parlare di cartellate, dobbiamo parlare di dolci, uno dei dolci tipici della nostra tradizione e restate qua. Ben ritrovati, questo spazio, l'avevamo detto, lo dedichiamo alla cucina e sicuramente i consigli attraverso lo chef Falco, attraverso i suoi collaboratori, abbiamo anche degli ospiti qua in studio, saranno molto più che sufficienti. Per esempio per parlare di cartellate, ve la proponiamo la cartellata salata, un dolce tipico del nostro territorio, da altre parti lo stesso dolce prende altri nomi, non so se Falco adesso me ne può dire qualcuno di questi nomi, e poi farciremo il mandorlato, no? Pandora alle mandorle. Adesso andiamo da Falco. Falco, come va? Tutto bene? Tutto bene, quindi parliamo di cartellate, facciamo la parte dolce, che è un dolce tipico natalizio del nostro territorio, è pugliese, quindi dalle nostre parti, come dicevi prima, ci sono diversi modi di chiamare questo dolce. Alcuni paesi le chiamano cartellate, appunto, o scartellate, e alcuni paesi invece da Cagnano si chiamano scartellate, invece Carpino, Schitella, San Nicandro si chiamano crustle. Crustoli, quindi anche a Lucera, se non sbaglio, sì, anche a Lucera si chiamano crustoli. Abbiamo qua, quindi... per chi si fosse sintonizzato adesso, Vincenzo che è di Progen, Vincenzo Campitelli, dicevi... dicevo che a Lucera si chiamano forse con l'articolo i crustoli, non i crustoli. È sì. Oh, ricordiamo nella sempre versione sia con il la presenza di Antonio Cassinese e Valentina Festa. Che cosa mi volevi aggiungere sulle cartellate? Sì, che a casa mia madre le prepara sia con il mosto cotto. Oppure nella versione bianca con il miro d'api, sempre con le mandorle fatte così. Esatto, sì, poi cambia anche il modo di condire, San Marco con miele e mandorle, noi con vicotto di fiche e noci, quindi cambiano anche il modo di condire. Poi, insomma, ogni famiglia sappiamo che ha la propria ricetta, quindi noi l'anno scorso già l'avevamo proposta una versione salata, quest'anno riproponiamo un'altra versione salata. Abbiamo portato qualcuno in più, poi facciamo anche la versione dolce proprio. Beh, per non farci per la gioia degli ospiti, per la gioia. Esatto, noi sappiamo sempre che abbiamo degli ospiti, quindi
portiamo sempre qualcosa in più. Allora, quest'anno abbiamo previsto una salsa a base di una maionese di pomodori secchi e peperoni grigliati che adagiamo sotto le nostre cartellate, le condiamo sempre con un po' di crema di formaggio fresco. In questo caso abbiamo utilizzato un caprino Terre Gusti che l'abbiamo aromatizzato con un pochettino di olio extravergine d'oliva e un po' di crema tartufata. Senti, c'è un consiglio che possiamo dare sulla frittura di questi dolci? Allora, per quanto riguarda la frittura, non deve essere mai aggressiva, come per tutte le fritture. Si parla molto anche di quale olio utilizzare, si utilizza per convenzione ma anche per costi. Si preferisce utilizzare gli oli di semi, ognuno poi preferisce un olio di semi piuttosto che un altro, invece bisognerebbe utilizzare secondo girasole? L'olio extravergine d'oliva, perché comunque, quello è il migliore in assoluto. Comunque ha una resistenza maggiore, ha un punto di fumo più alto e meno tossico, e quindi a differenza delle credenze non è più pesante la frittura degli oli, ma più salutare. È più salutare, indubbiamente, come dicevamo. Tipo anche di più, cioè anche un paio di volte si può utilizzare. Si può utilizzare, sì, appunto, per poi lo dicono anche le ricerche, non è che noi poi in base a quello che facciamo solo noi, anche le ricerche che sono state fatte sono state paragonate diversi oli di semi con l'olio d'oliva. L'olio di oliva è stato utilizzato più volte per friggere, mentre gli oli di semi, quasi tutti gli oli di semi, l'utilizzo è inferiore, quindi qualche volta in meno, quindi poi fondamentalmente si va a risparmiare sulle volte che si utilizza l'olio di semi. Quindi insomma, pensiamoci anche quando utilizziamo queste cose, perché comunque è un prodotto del nostro territorio, sappiamo che è salutare e quindi perché non utilizzarlo? Intanto complimenti per l'impiattamento, già si vede. Questo è l'80%, andiamo al 90%, poi il 100%, il piatto è completo. A impatto visivo ti viene voglia di gustare la cartellata messa così, cartellata salata. È una tua invenzione? Questi ingredienti allora, che hai messo sono tuoi? L'abbiamo proposta, come dicevo prima, l'anno scorso per gioco, perché... Quindi hai raffinato un po' la... Abbiamo raffinato un po' anche l'abbinamento, l'impiattamento. L'anno scorso, dicevo, è nato per gioco, perché un giorno dovevamo venire qui da te e dovevamo fare dei piatti, poi invece è successo qualcosina, quindi abbiamo dovuto rimediare all'ultimo minuto. Abbiamo rimediato con quello che avevamo e devo dire che insomma il risultato è stato piacevole. Quindi ci è piaciuto quella versione l'anno scorso e abbiamo continuato proprio nell'utilizzo. Poi con nostro piacere abbiamo visto anche che alcuni altri li hanno riproposti, anche l'anno scorso era diventata la moda delle feste, quasi tutti nei menu poi abbiamo ritrovato la cartellata in versione salata. Anche quest'anno ho visto alcuni menu che ripropongo, quindi la nostra mission è stata ci seguono sempre i nostri cari, esatto, amici, quindi insomma abbiamo ragazzi. Anche questa missione, come dicevo altre volte, di lanciare delle idee ed è giusto che poi vengano utilizzati i nostri prodotti con le nostre idee, che ci fa piacere. Queste foglioline che hai aggiunto adesso di che cosa sono? Allora, qui abbiamo aggiunto dei fiori di rosmarino e delle piccole foglioline di rosmarino, appunto proprio perché gli danno un po' di profumo. Invece al piatto. Questa gelatina? Questa, abbiamo detto prima, è una maionese di pomodori secchi e peperoni. Marco! Bello, colorato e da assaggiare. Io lo guardo e penso da dove devo iniziare. Vado di qua. No, dire, la cartellata una è. No, sono due, Francesco, qua vicino sono due. Sono due piccoline. Io dal facciamo monitor, a metà. Facciamo a metà, dai, perché mi dispiace per gli ospiti, però ci sono altre. Detto prima Falco. Carmela, le sa fare le cartellate? Le ho imparato quest'anno, sinceramente, perché da noi non è tradizione fare le cartellate. Tu hai origini napoletane?
cioè, ci sono gli strufoli. Strufoli, poi i rococò, poi la pastiera, vabbè. Beh, la pastiera. La pastiera è famosissima in tutto il mondo, la pastiera napoletana. Poi dobbiamo sempre fare le nostre ricerche, se le origini sono davvero napoletane. No, io credo di sì. Comunque io credo di sì. Napoli come a Foggia, come in Puglia, e quindi in Campania, in Puglia, sono, se prendiamo di riferimento queste due regioni in particolare, perché l'Italia si sa che si sa cucinare, però queste due regioni in particolare sfornano dei piatti, abbiamo delle tradizioni eccezionali, meravigliose, dal punto di vista non soltanto di impiattamento, di guardare le cose e poi mangiarle, ma proprio dal punto di vista nutrizionale. Ma poi Napoli e Foggia in particolare sono molto uniti, quindi anche da un punto di vista enogastronomico abbiamo delle ricette che sì, sono sì, diciamo simili. Che c'è molta contaminazione tra le due città. Molto quindi, simili. Vero, vero. Questa cosa. Stiamo utilizzando quale tipo di salmone, Mario, sulla cartellata? Qual hai messo? Abbiamo messo il maestrale. Il maestrale? Sì. Quindi stiamo utilizzando un salmone norvegese che si chiama il maestrale, sempre di Terregusti. È un salmone che arriva in Italia fresco, quindi non viene mai surgelato, quindi lavorato dal fresco, affumicato con legno vergine e salato a mano con il sale. Ma va conservato sempre in frigo? Va conservato assolutamente. Quindi deve mantenere frigo, la catena del freddo. 0,4 gradi sempre per 30 giorni. E noi facciamo mettere pochissimo sale e pochissimo fumo, quindi il prodotto dura naturalmente un po' meno rispetto così agli altri, fresco. Però rimane più fresco e molto più delicato. Però. Abbiamo proposto quest'anno anche la versione scozzese, taglio tradizionale e taglio lungo. È il prodotto Sookie, che è un salmone rosso selvaggio, sì. Pescato a mano e lavorato anch'esso dal fresco. Quindi sono le tre tipologie di prodotto che stiamo presentando oggi qui a Telefoggia. Siamo pronti anche per preparare, cari telespettatori, lo potete fare a casa, il mandorlato con la crema spalmabile, la marachella, la crema al cioccolato. Sì, cosa siamo bisogna, pronti. Quali sono? Allora, bisogna avere il mandorlato, ok. Di che cosa si devono dotare i nostri amici a casa? Allora, quindi, mandorlato Terregusti, giusto? Assolutamente Terregusti, altrimenti non è la stessa che gusto cosa. C'è. Che gusti c'è? Dei coppa pasta a forma di stella. Noi per decorazione abbiamo già sulla nostra coppa, lo prepariamo in coppa, possiamo prepararlo anche al piatto, possiamo prepararlo finger food, lo vedremo durante la preparazione. Noi sulla coppa abbiamo già messo degli alberelli in pasta di zucchero, così a decorazione, area di festa, giorni di festa, quindi ci sta tutta. Abbiamo tagliato il nostro pandorlato, l'abbiamo coppato a forma di stella. Quindi in questo modo vado a favore, ok. Come si coppa a forma di stella? Come si coppa? Ve lo faccio vedere subito. Fai vedere, assolutamente. Ci sono? No, allora, perché poi mi arrivano tutti i messaggi, ma perché non ha fatto vedere come si... No, adesso lo facciamo vedere. Quindi, ci sono delle formine. Pasta. E andiamo. Oh, veloce, però è pratica. Sul panettone. Un'operazione che... Ecco qua, e la quindi? Famosa stella. Poi ovviamente... Quando serve non esce. È chiaro, siamo un po' emozionato, quindi ha perso la punta, dai, non fa la niente. Stella e adesso lo andiamo a impiattare, quindi nella coppa abbiamo preparato una crema al cioccolato bianco, sì. La andiamo a mettere come base nella nostra coppa e sempre a casa si chiedono come avete preparato questa crema al cioccolato bianco, che cosa ci vuole? Crema pasticcera classica con l'aggiunta di cioccolato bianco, poi chiaramente le versioni sono, questa è la base, le versioni poi sono molteplici a seconda delle esigenze e delle preparazioni che vogliamo realizzare. Quindi continuiamo a stratificare con cioccolato bianco, marachella, che prima mi chiedevi, certo, marachella, sacca poche, è arrivato il suo momento. Marachella tale e quale, no? Tale e quale. Tale e quale, così com'è nata, così la usiamo. Quindi continuiamo. Altro un'altra strato. Stellina da sopra. Quindi altro diciamo strato, che si sviluppa no. Anche un po' in altezza questo, in altezza, questo dessert. Carmela. Ma io sto ammirando. Sto ammirando questa composizione sì. Dell'aspirante chef. Sto pensando chef dopo che io sarò Marco. La prima
Sì, ormai è... non ammiriamo più Mario Falco come chef, no. Ma Marco ormai è diventata la star. No, io resto sempre il comì della situazione. No, sempre no, insomma, è giusto che tu abbia in questo periodo di didattica stia al tuo posto, come si dice, però ovviamente poi il tuo ruolo da protagonista ce l'avrai. Ce l'ha già. Sì, sicuramente. Ce l'ha già, giustamente, aumenterà, diciamo così. Vabbè, Carmela dice così un po' perché io adesso sto facendo un dolce, lei è di pasticceria, quindi è un po' il discorso, tu fai il mio, io faccio il tuo, perché lei prima, insomma, ha aiutato nella preparazione. E quindi, volendo, lo possiamo bagnare poi anche a seconda dei gusti con della bagna a rum, giusto? Dico bene? Okay. No, a kermes. Mi è sfuggito, quindi volendo possiamo bagnare un po' il... Oh, non ci facciamo mancare niente. Questo è un dessert natalizio a tutti gli effetti. Il pandorlato, ricordo che è senza lattosio, che non ha la parte grassa, quindi non ha burro, ha olio extravergine d'oliva, quindi anche per chi è intollerante... o allergico, insomma, lattosio, può tranquillamente consumarlo. Come mangiare questo buon mandorlato. Adesso non so questo dessert, questo dolce, se senza lattosio, forse nella crema. Nella crema sì, c'è. Nella crema sì. Vabbè, c'è sempre anche metodo di fare le creme senza lattosio, così avremo un prodotto specifico per gli intolleranti o gli allergici, insomma. Composizione quasi. Stamattina a scuola questo. Sì, piatto. Ci siamo preparati le... Oh, tra l'altro so che avete fatto un bel evento che ha riscosso grande successo. Sì. Sì, abbiamo, come ogni anno, questo è stato la sesta edizione di Aggiungi un posto a tavola, quindi facciamo questo pranzo solidale che come scuola ci apriamo al territorio, ai più bisognosi, quindi insomma non è positivo, però... è positivo nel senso che siamo riusciti a soddisfare il bisogno di tantissime persone anche quest'anno. E c'è stata quindi tanta affluenza e insomma per noi è stato, per la scuola è stato anche un momento bello, rendersi utile, rendersi disponibili per chi è meno fortunato di noi e ha più bisogno di noi. Fate benissimo, anzi noi come televisione siamo sempre vicino alle persone meno abbienti, alle persone che in qualche modo hanno bisogno di aiuto e appena possiamo cerchiamo attraverso il mass media, Telefoggia, di aiutare chi ha bisogno ed è giusto che si debba fare, assolutamente. Andiamo, siccome non ci facciamo mancare mai nulla, anche per un'idea, piatto, primo piatto che potete preparare questa sera per esempio o per tutto il periodo delle feste o anche dopo, tu hai preparato un piatto a base di tagliolini al salmone, crema tartufata, verdurine di stagione. Sì, abbiamo realizzato questo piatto, abbiamo utilizzato dei tagliolini all'uovo, terra e gusti, e li abbiamo conditi con una base di verdurine croccanti, quindi verdurine di stagione. Fantastico. Abbiamo fatti appassire in olio extravergine di oliva, dopodiché abbiamo aggiunto il nostro salmone terra e gusti e un pochettino di salsa tartufata. Dopodiché li abbiamo saltati, li abbiamo impiattati, sopra ci abbiamo messo una piccola tartare sempre di salmone e verdurine per richiamare gli elementi già presenti all'interno del piatto, poi guarnito con delle foglioline, prezzemolo, sedano, un fiore edulo, come sempre un tocco di colore al piatto. Posso chiederti la quantità di prodotti, quindi di ingredienti per 4 persone? Sì, allora diciamo che 380 grammi di tagliolini, essendo una pasta all'uovo, ci possono bastare. Poi utilizziamo per ogni persona 30-40 grammi di verdurine miste tra peperoni, zucchine, sedano, quindi qualcosa di molto fresco, e diciamo che a persona utilizziamo 3-4 grammi al massimo di crema tartufata. Ci dai un'altra idea, un altro paio di idee su come farcire un mandorlato, un panettone in generale, un pandoro? Sì, essendo un lievitato, quindi dobbiamo abbinare sempre una crema, quindi le creme possono essere
a piacimento, quindi può esserci una crema come in questo caso, una crema al nocciole, quale la marachella, oppure creme al pistacchio, alle mandorle, quindi mascarpone, che sono sempre basi per sviluppare delle salse. Mascarpone sempre va benissimo, anche questo, essendo abbastanza neutro il mascarpone, lo dobbiamo sempre aromatizzare a qualcosa, quindi a piacimento anche qui potremmo aggiungerci all'interno del mascarpone sia la marachella sia altre paste base, quali sono quelle che dicevamo prima, mandorle, pistacchio e nocciole. Lo stracchino come lo possiamo impiegare in un piatto? Lo stracchino lo abbiniamo sempre agli antipasti o un primo piatto, quindi per realizzare delle salse, o in abbinamento appunto dei secondi piatti come salsa di accompagnamento, ma principalmente è preferibile non aggredirlo e quindi utilizzarlo come antipasto. Dove ci sono andrai? Anche le idee per i panini gourmet, quindi da spalmare assieme a altre farciture, altri ingredienti all'interno dei panini, quindi l'utilizzo è veramente versatile. L'ho chiesto prima, anche prima che cominciasse la trasmissione, questo periodo io rimani nel territorio oppure ti sposti? No, rimango nel territorio, qualche appuntamento durante le feste, alcuni per beneficenza, come dicevamo prima, ne abbiamo altri. E poi mi devo preparare mentalmente perché a gennaio devo fare un piccolo intervento, quindi mi devo preparare psicologicamente. Ok, abbiamo le sedute anche dei videomaker che certe volte possono assaggiare, danno supporto agli utenti o come dicevo prima ai pazienti. Esatto, Marco e Carmela, insomma, tu andrai a Napoli. A Napoli, sì. Vedi come so tante cose. E Marco rimarrà in quel di Foggia. Sì. Per una seduta di psicoanalisi. Sì, molto volentieri, no? Sì. Molto, no, si è offerto. Dovremmo prepararci pure noi psicologicamente a non vederlo allo chef. Ah. Perché vi mancherà, vi mancherà certo. In questo piccolo periodo di pausa, vi mancheremo anche noi, no? Sì, certo. Sicuramente. Vogliamo ricordare a casa l'esperienza televisiva, che cosa vi sta dando? Vai, inizia tu, perché sennò mi voglio sempre spegnere qui. Beh, innanzitutto tanta gioia e tanta, diciamo, libertà proprio nel sapersi esporre, perché almeno dal mio punto di vista sono cresciuta in questo, anche nel mio piccolo, però sono relativamente cresciuta nel modo di parlare, nell'espormi poi. Almeno credo. No comment. Marco. Sì, sono d'accordo anch'io con Carmela, è un'esperienza per la prima volta siamo d'accordo, è un'esperienza che ti fa crescere molto, dicevamo anche a telecamere spente, è un'esperienza che ti forma anche molto sulla dialettica, chiaramente poi lo studio, quindi anche con la scuola che va al di là della pratica, quindi delle ricette e ovviamente sono delle opportunità che ci vengono fornite da queste aziende del territorio, quindi io mi sento di ringraziare anche... Terre Gusti, che è l'azienda, tu come televisione, quindi come programma televisivo, chiaramente Telefoggia, ma anche Terre Gusti che ci dà questa opportunità sotto lo schiaffo protettivo del professore Falco e quindi ci invoglia ogni giorno anche a pensare delle nuove ricette da proporre in puntata, quindi nuovi stimoli che ci formeranno e ci potranno fare bene durante la carriera. Bene, Antonio e Valentina, vogliono fare gli auguri a qualcuno? A tutti. Ci sta. Particolare un messaggio a qualcuno? No? Ma no, dai. No, allora facciamo a tutti, va bene così. Vincenzo. Sì, io ringrazio chiaramente la scuola e Telefoggia e Francesco. Grazie a te. Faccio gli auguri a tutti gli amici, parenti, in particolare a mia moglie che oggi è compleanno, quindi tantissimi auguri anche da parte nostra. Grazie. Buon proseguimento anche a voi questi giorni di festa, cari telespettatori. Diamo la linea al director, di conseguenza Carmine Turici ci sta aspettando e quindi poi ci rimbalzerà eventualmente più tardi la linea, perché le sorprese ci sono, in questa televisione non mancano mai, in queste trasmissioni non mancano mai. A dopo, noi ci vediamo domani. 1, 2, 3, 4.